Buongiorno a tutti e ben ritornati sul mio canale Tutto dal Web. Micolli Incorvati e Edoardo Tavassi vorrebbero stare un po' da soli e per questo motivo che cosa fanno? Si nascondono dentro l'armadio. Ma vediamo nei dettagli che cosa è accaduto. Micolli e Edoardo decidono di prendersi un po' di tempo per loro e, aperte le ante dell'armadio, provano a scambiarsi qualche effusione, ma non riescono a trovare pace. Infatti l'unico posto in cui le telecamere non arrivano che non sia sotto le coperte è proprio l'armadio, ed è il caso proprio di Edoardo e Micolli che, dopo essersi scambiati qualche bacio davanti a tutti, vorrebbero ritirarsi per avere un po' di intimità. La coppia si piace anche tanto e pare che la sorella di Clizia vuole lasciarsi andare, e infatti si chiudono in questo armadio, come ben vediamo, e lì si scambiano effusioni, tenerezze e limonate che si sentono ovviamente anche dai microfoni. Per questo motivo Edoardo, Donna Maria che assiste a questa scena, gli urla: non siete i primi che l'avete fatto. Il riferimento è ovviamente quello a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che avevano consumato proprio protetti dalle ante nell'armadio. Non trovando pace nell'armadio, i due sono andati a finire nel caravan, ma anche lì non hanno trovato pace perché è entrata Oriana, che immediatamente si è scusata con la Geffina, imbarazzata per la scena perché c'era Micolli ed Edoardo in un'effusione molto provocante, diciamo così, e Oriana poverina è andata via scappando velocemente. Troveranno un po' di pace questa nuova coppia del Grande Fratello? Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Sicuramente la passione tra i due sta letteralmente esplodendo.